Ciao ragazzi, io sono Simone del canale Arctech Games, benvenuto in questa nuova playlist del corso Kotlin pratico per la creazione delle applicazioni Android. Bene, introduzione al corso. Allora, premetto che non sono uno sviluppatore di professione, quindi sono un semplice appassionato. Voi mi conoscete per i miei tutorial sull'ethical hacking, ma oggi mi sono deciso, su richiesta di qualche utente, di creare una serie di video con esempi pratici su questo linguaggio chiamato Kotlin. Partiremo già dalla parte orientata agli oggetti, quindi salteremo la parte base che tratta quindi le nozioni su variabili, costrutti, eccetera. Andremo direttamente a toccare con mano la parte pratica sulle applicazioni. Bene, i prerequisiti. Allora, partiamo prima con Kotlin, che è un linguaggio di programmazione che può essere eseguito da su Java Virtual Machine, quindi sui nostri smartphone. Chi non sa cos'è Java Virtual Machine, in breve, non è altro che un software che consente al codice Java, precedentemente compilato, detto bytecode, di essere a sua volta interpretato ed eseguito sul sistema operativo che si sta utilizzando. Quindi, per tale ragione, esistono svariate versioni di Java Virtual Machine. Google ha annunciato Kotlin come uno dei suoi linguaggi di programmazione ufficialmente supportati in Android Studio. La comunità Android sta migrando molto rapidamente da Java a Kotlin. Allora, questi tutorial sono rivolti principalmente ai principianti che sono in procinto di scrivere le loro prime applicazioni o per scopi che meglio credete. Quindi i prerequisiti sono almeno conoscere le nozioni base di Kotlin, quindi questa parte noi la saltiamo, tanto troverete in rete un sacco di materiale di gente che ha già fatto comunque questi video, e avere domestichezza con un telefono Android e conoscere i sistemi operativi, diciamo, con quel con cui si deve operare, quindi Windows, Linux o Mac. Noi utilizzeremo Windows. Per iniziare dobbiamo configurare il nostro ambiente di sviluppo, quindi dovremo scaricare Android Studio. Poi vi lascerò il link in descrizione per effettuare il download del nostro software. Quindi dovremo scaricare la corretta versione del nostro sistema operativo e seguire gli argomenti che vi fornirò a video. Sicuramente non farò un video su come scaricare Android Studio, perché credo che tutti riusciate a scaricare un programma dal web. Se conoscete già Java e avete iniziato a creare delle applicazioni Android con questo linguaggio, allora potete convertirle in Kotlin utilizzando Android Studio. Allora, conoscere la terminologia Android, quindi comprendere i termini e i widget utilizzati in un'applicazione, è come imparare una nuova lingua. Quindi all'inizio potete trovare un po' di difficoltà con i termini, ma vedremo che andando avanti sembrerà tutto più facile. Conosceremo i vari widget, quindi text view, delle label, dei bottoni, quindi button, e i toast. I toast non sono quelli che dobbiamo mangiare, diciamo, col prosciutto, ma sono degli avvisi pop-up che mostrano informazioni sulle operazioni che l'utente ha eseguito, quindi delle specie di notifiche. Poi edit text, degli elementi di interfaccia che ci permetteranno di eseguire un input testo per l'inserimento di username, password e altri dati. Image view, che visualizza delle immagini e altro. Bene, in conclusione
conclusione. Allora, dopo questa breve introduzione, spero che seguiate la playlist e i video. Se qualche esperto avrà modo di commentare qualche mio errore, sarà comunque il benvenuto. Quindi ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di spuntare la campanella se non l'avete già fatto e di mettere like. Non costa niente, ma per me è un contributo enorme. Quindi grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video.